Io, Giacomo, tra i tratti da recuperare della politica ci vedo la capacità di prendersi il tempo di ragionare insieme, di approfondire i problemi, di ascoltare la storia di una persona, di raccontare non solo come la si vede, ma dettagliando anche l'idea della proposta, della soluzione da cercare insieme. E quindi la politica è un lavoro che necessita di grande pazienza. È anche per questo che con rimprovero di Renzi io preferisco di gran lunga venire qua a rompere le scatole un'ora e mezza a questi signori piuttosto che avere 2 minuti e mezzo a disposizione per fare una dichiarazione incisiva. Troppo facile andare per titoli, eh? Io ogni tanto sento dire: noi siamo partito del lavoro e della solidarietà, ma perché esiste un partito della disoccupazione e dell'individualismo? Cos'è che caratterizza la proposta di Renzi rispetto a quella di Bersani? Perché si dovrebbe scegliere la vostra piuttosto che quella di Bersani? Però le differenze ci sono e sono anche significative, non portano a proposte incompatibili, però portano a proposte diverse. Io rispetto alla nostra rivendico un forte aggiornamento nel download, cioè mi sembra una proposta molto costruita sull'oggi e sui problemi che sta attraversando il paese. Che cosa ci differenzia? Ci hanno un po' criticato, hanno un po' criticato Matteo quando ha detto: noi dell'articolo 18 non ce ne può fregare di meno, no? E forse quella è un'affermazione Con che la fa classica diplomazia che ha quella sempre classica contraddistinto. diplomazia che poi noi ci tocca telefonare, ma Matteo così con questa disperazione, ma perché? Perché è un'affermazione che ha detto in un contesto, casomai di persone sensibili al tema del lavoro, ma perché l'articolo 18 in fondo tutela e difende un diritto, quello al non licenziamento del lavoratore, perché non te ne frega nulla? Ma sapete perché non ce ne frega nulla? Che poi, insomma, è detto male. Perché i ragazzi della mia età, che bussano ad un'azienda che fa automazioni per ceramica, che lavora nella meccanica, che lavora nel distretto della ceramica, e dicono: guarda, io ho fatto la laurea breve, sono pronto, qui c'è il mio curriculum, mi sono specializzato in automazioni, sono un ingegnere informatico, e si sentono dire: il tuo curriculum è perfetto, apriti la partita IVA e vieni a lavorare domani mattina. Questo accade al 90% dei ragazzi, anche meno dei miei 38 anni, dei 25, 26, 30. Quando uno si sente dire apriti la partita IVA, vieni a lavorare, di modo che sei prestazione di servizio, non sei personale e quindi non sei né dipendente né parasubordinato, ti cambia completamente la prospettiva. Tu l'articolo 18 non lo incontri mai nella tua vita e quando quell'azienda affronta una crisi, quello che è sulla scrivania di fianco a te, i 24 mesi di cassa integrazione raddoppiabili con la straordinaria, lo scivolone della mobilità, è anche un bel accordo aziendale giusto che crea casomai la regione in termini di scalone, per cui per 7-8 anni un lavoratore è garantito, quell'altro che ha accettato di aprire la partita IVA dall'oggi al domani a piedi. E quei ragazzi non vanno in piazza con la fiomme, ma non vanno in piazza con nessuno li chiami a raccolta. Ora noi abbiamo due strade. O dire che quella realtà non esiste e se esiste l'imprenditore che fa così non è un buon imprenditore, oppure tentare di capire le ragioni del perché questo accade. Perché guardate che l'idea che noi oggi poniamo dentro al mercato del lavoro, ancora il termine delle controparti, cioè delle parti contro, per cui non c'è una dinamica che tiene assieme l'andamento dell'impresa con la possibilità di lavorare, no, ce n'è una che vede l'imprenditore contro il lavoratore, ma non ci porta mica da nessuna parte. E nelle nostre proposte c'è contratto unico di impiego, l'idea della flexicurity con la possibilità di maggiore facilità di ingresso nel mondo del lavoro, ma anche con il patto che non si è licenziabili. Perché il lavoratore fa i conti con la vita e la dinamica dell'impresa. Siamo pronti ad accettare questa sfida? O pensiamo davvero che a colpi di resistenza di statuto dei lavoratori noi modifichiamo forzando il mercato del lavoro? Non è così. E l'altro tema è: ma cosa stiamo insegnando ai nostri ragazzi? Perché io ho letto quelle sì invece le proposte sulla scuola che vengono fatte anche da altri candidati. E quindi noi ci stiamo battendo anche in queste ore per non aumento dell'orario degli insegnanti, un insegnamento abbastanza tarato su come l'abbiamo conosciuto nei termini tradizionali. Ma di cosa stiamo parlando? Noi facciamo delle iniziative in cui ci raccontiamo che il mondo sta cambiando, che noi dobbiamo cambiare, ma in realtà nessuno di noi vuole cambiare veramente. Perché il cambiamento, che è facilissimo da dire, sono parole un po' lunga, complessa, ma è facilissimo, beh, richiede una trasformazione profonda.
Mio figlio che ha 17 anni, ebbene sì, il più grande ne ha 17, Giulia ne ha 14, Elisa ne ha 11 perché ne ho 3, sta ricevendo un'educazione e un insegnamento scolastico esattamente uguale al mio. Ah, lui sta facendo il liceo scientifico, come l'ho fatto io, fa le stesse ore di inglese, di latino, di matematica e di italiano, ma Simone incontra il mercato del lavoro, che ha incontrato suo padre. Suo padre, allora, le tre generazioni sono state i nostri genitori. Io abito tra Sassuolo e Maranello, tra la ceramica e la Ferrari. Sono partiti con un tornio e una fresa e hanno fatto l'Italia. Noi nel nostro distretto, immagino, qui posso fare un ragionamento forse analogo rispetto al sistema produttivo toscano. Molte botteghe, molti artigiani, però anche da voi. Bene, con coraggio e con una bella assunzione di rischio e di responsabilità si è fatta l'Italia. Noi siamo la generazione che ha beneficiato di quel coraggio. Perché noi facevamo l'istituto tecnico industriale Fermo Corni, non io che facevo il liceo, e a marzo ti telefonavano a casa dicendo: ma avevi già fatto la maturità? Perché appena hai fatto la maturità noi ci siamo. E c'era la corsa delle ceramiche, delle aziende di automazione, a dire: vieni Ricchetti, sei pronto, hai il diploma? La finiamo noi la formazione qui. Mio figlio non riceve la telefonata né dopo il diploma né dopo l'università. Allora, siccome io non mi voglio rassegnare all'idea che per lui non ci siano opportunità, cosa devo fare? Devo costruire un'altra modalità di insegnamento. Non può fare l'inglese nelle ore che l'ho fatto io, che quando vado a Bruxelles mi ridono dietro perché lo sbiascico un po'. Hello, how are you? Fine, thanks, and you? Ma insomma, the pen is on the table. Ma così non si sta sul mercato del lavoro. Perché le ceramiche che ci sono oggi a Sassuolo, può essere che abbiano delocalizzato, non per i manager o il commerciale, anche per la scelta negli Stati Uniti o in Russia. E quando arriva lì il tuo capo reparto e dice: senti Simone, c'è da andare a fare 8 mesi negli Stati Uniti, poi tu scegli se dire sì o no. Ma se non sai l'inglese, non scegli, perché non te lo chiede neanche, perché non ci sei neanche entrato in quella fabbrica lì. Questo è il primo punto. E quindi quando spendiamo dei soldi per fare formazione, io dico: ma perché invece che darli tutti agli enti di formazione, non lavoriamo anche un po' perché direttamente l'impresa possa, per negli ultimi 24 mesi di un pensionamento di un lavoratore, visto che lo facciamo stare lì anche fino a 66-67 anni, per 2 anni non gli affianca immediatamente un giovane? Oggi abbiamo dei ragazzi che si spaventano quando entrano nelle imprese, non le ha mai viste, non ha mai visto un posto di lavoro prima dei 25-26 anni. E guardate che questo è un problema enorme. E quando facciamo quella riforma delle pensioni lì, lo stoppiamo anche un po' il turnover, perché teniamo sul posto di lavoro persone ancora per più tempo. Allora bisogna che noi ci mettiamo di fianco per gli ultimi 2 anni subito un giovane, e che un pezzo della formazione, oltre agli sgravi contributivi, glieli diamo direttamente sull'azienda. Insomma, anche qui mi serve descrivere un andamento del lavoro reale, dell'economia reale, che non è quello delle rivendicazioni, che non è quello dei diritti. Oggi, se li vuoi difendere davvero, bisogna che li vai a riconquistare. Che dici che non mi fai diventare prestatore di servizio, non mi dici apri la partita IVA, ma se ti riduco il costo del lavoro mi proponi una forma di impiego che mette in gioco il lavoratore insieme all'azienda, e che quando c'è una crisi la si affronta col contratto di solidarietà. E che quando c'è un calo significativo, sì, si può anche non essere licenziabili, però più tutelati rispetto ad oggi.